Sì, ma parliamo della nostra gara, siamo riusciti a vincere una gara importante in condizioni difficili, i ragazzi sono stati bravissimi contro tutto e contro tutti, siamo riusciti in questa impresa giocando anche bene una gran parte della gara. Subiamo tantissime ammonizioni, tantissime espulsioni, sembriamo una squadra di macellai, mi sembrerebbe. No, abbiamo trovato il pareggio e dopo abbiamo meritato di passare in vantaggio perché nella seconda parte del primo tempo ci siamo espressi bene come squadra. Nel secondo tempo potevamo fare meglio, secondo me, sotto il profilo, soprattutto dopo la loro inferiorità numerica, e potevamo gestire la palla, però capisco anche i ragazzi, abbiamo avuto qualche problematica con Zambelli che è rimasto in campo, ma praticamente era un uomo in meno, praticamente abbiamo giocato in parità numerica, però va bene, questa è una vittoria importante che ci costa molto sotto il profilo degli infortuni, però va bene, andiamo avanti, lo spirito è giusto, combattiamo contro tutto e contro tutti. Sì, ero emozionato, infatti io ho chiesto a Marco come si faceva a fare testa croce perché non l'avevo mai fatto. Però è stato un onore qua a Rigamonti, la mia città, proprio bella. Sì, era una partita spartiacque perché dovevamo vincere a tutti i costi perché sennò andavamo ultimi in classifica, quello era la cosa peggiore da non fare. Siamo riusciti a, speriamo, a svoltare, vediamo un po'. Sì. Mio zio che è venuto a mancare domenica mattina e a mia sorella che compie gli anni oggi.